Basterebbe guardare una cartina anche superficialmente per capire che a isolarsi tramite questa guerra con l'Ucraina non è la Russia, ma è l'Europa. La vera parte che si è isolata è l'Europa che resta essa soltanto chiusa rispetto all'Oriente, laddove la Russia invece si trova a dialogare e a relazionarsi con tutto l'Oriente. Con la Cina e con tutto il mondo orientale, quindi i veri esclusi sono gli europei, che pure avevano iniziato a trattare e a commerciare anche in maniera fruttifera con la Russia e con la Cina, o ci avevano provato almeno, e che adesso si trovano isolati dal rest of the world e ancora più succubi e soggiogati rispetto a Washington. Questo è un primo punto. L'altro punto importante è che per ora la conflittualità pertiene alla Russia e all'Ucraina, ma non è difficile immaginare come i prossimi a poter entrare nel conflitto siano la Cina e gli Stati Uniti. La Cina sta provando in tutti i modi a evitare che ciò accada, senza però cedere a richieste più volte avanzate di prendere posizione contro la Russia. In più momenti di questo conflitto si è ritenuto di poter dire che la Cina stesse per o dovesse comunque schierarsi contro la Russia. Ora, il fatto che la Cina non soffi sul fuoco non significa che la Cina si schieri per ora contro la Russia, perché andrebbe contro il suo interesse, quindi non tanto per ideali, fraterna relazione di intenti con la Russia, ma semplicemente perché la Cina sa bene che dopo la Russia l'obiettivo prossimo di Washington è proprio Pechino. E quindi quella tra Russia e Cina, e sarebbe un tema interessantissimo di analisi, è in qualche modo una cordiale intesa resa necessaria dalla situazione oggettiva. Quell'intesa che mai si era prodotta in precedenza tra Russia e Cina sta diventando oggi ineludibile in re ipsa, nelle cose stesse come si stanno declinando, e quindi tra i due, tra l'orso e il dragone, fra l'orso russo e il dragone cinese, si è prodotta una necessaria vicinanza, diciamo così, in funzione resistenziale rispetto alle mire imperialistiche di Washington, che sta usando non per caso la stessa dinamica, sia pure con differenti prospettive, con differenti modalità. L'Ucraina contro la Russia, Taiwan contro la Cina, cioè stanno usando in maniera esasperata forme di proteste, insurrezioni locali come rivoluzioni colorate, potremmo dire così. E quindi questo è un po' l'orizzonte di senso nel quale ci troviamo a muovere e che davvero rappresenta una polveriera, come se fossimo seduti sul Vesuvio senza sapere quando esploderà, ma sapendo che dovrà prima o poi esplodere con noi seduti sopra, ecco, e questo è l'aspetto più inquietante della situazione.